Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Macrobi. Oggi riprendo una tipica pavimentazione in pietra naturale di un appartamento. Scopriamo assieme il motivo. Su alcune piastrelle è possibile scorgere delle curiose figure, assimilabili a spirali di conchiglie. Ci troviamo di fronte a veri e propri fossili di animali, estinti 65 milioni di anni fa assieme ai dinosauri, le ammoniti. Sono molluschi appartenenti ai cefalopodi, gruppo di cui fanno parte anche gli attuali polpi, seppie, calamari, nautilus. La caratteristica principale che li distingue dai loro parenti più moderni è sicuramente la conchiglia spiralata esterna. Nei casi esaminati, gli esoscheletri in sezioni longitudinali ci permettono di apprezzare dettagli rilevanti, come i setti, strutture che separano la conchiglia in più comparti. Questi ultimi sono collegati mediante un lungo tubo, detto sifone, che aveva la funzione di regolare il volume dei fluidi nelle camere. I setti costituiscono le cosiddette suture, le quali possono assumere forme molto complesse. In alcuni esemplari sono visibili vesciche generate probabilmente da parassiti. L'animale in vita occupava la prima camera della conchiglia, la camera d'abitazione. Grazie dell'attenzione, al prossimo episodio.